Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale. Benissimo, oggi vorrei fare un'analisi sul gameplay di Resident Evil 4 Remake, ben premettendo che questa è la demo, quindi potrebbe differire da quello che è il gioco poi finito, no? Ho già fatto il gameplay walkthrough, se volete, e lo trovate sul canale. Questa quindi non sono in blind, l'ho già finita la demo. Allora, innanzitutto qua, nella mia blind non me ne ero accorto, questo è chiaramente un punto, vedete, dove potremo far salire Ashley, che probabilmente ci sbloccherà questa porta chiusa. Ora vi faccio vedere per quanto riguarda la mira non mi convince troppo. E il mirino qui si chiude, avete visto, permettendoci appunto poi di fare un colpo più potente, no? Così come in Resident Evil 2 e 3 Remake. Il discorso però è che non capisco perché da vicino questa cosa non sia possibile farla. E ora ve lo mostro, ragazzi. È una cosa che non va troppo bene. Poi la mira non mi sembra così. Guardate. Ora non so perché me lo fa. Però vi assicuro che durante un combattimento, vedete che si chiude abbastanza rapidamente. Ora vi faccio vedere che durante un combattimento il mirino non si chiude così velocemente. Qua faccio rumore, se spacco vorrei entrare senza far rumore. Il problema è che la porta qua penso sia chiusa, vediamo un attimo. No, è aperta. Ok. Le pesetas non so perché ve le dia, a dire il vero, in questa demo. Io ho visto un ragazzo straniero, che ha portato anche lui il video, come così tante altre persone, che usava lo shotgun. Ma lo shotgun, ragazzi, lasciatemelo nei commenti eventualmente, dove minchia si prende? O forse è un'altra versione della demo? Questo? Io non vorrei che lo shotgun fosse qui dentro. Il discorso è che io non ho una chiave per poterlo aprire. Questa è la cosa del seminterrato, quindi se ha messo questo, ragazzi, per forza da qualche parte ci deve essere la chiave. Il problema è che se io allerto in giro, questo non posso barricare. Se io allerto i garandosi in giro, la chiave è col cazzo che riesco. Col cazzo che riesco a capire dove possa essere. E ok. Dite che bisogna uccidere il tizio con la motosega per ottenere la chiave, però poi no, perché la demo finisce. Mi chiedo se si possa terminare la demo senza venire scoperti dai nemici, ma non credo. Però ripeto, il mirino dopo vi farò vedere in combattimento che non si chiude subito. Si comincia. Hanno sgamato? Ok, ora vi faccio vedere. Vedete? Cioè, non so se notate. Guardate, non si chiude. Ma, oh cazzo, scusate. Sta cosa non va bene perché non mi permette di fare un colpo comunque che farebbe più danni, no? Non so se mi spiego. Cioè, chi ha giocato il remake lo sa come funziona. Vedete che non si chiude? Cioè, non riesco a capire. Non riesco davvero a capire. Poi ci mette, guardate, 2 ore poi a ripuntare l'arma. Qua posso fare il parry. Cioè, davvero al momento ci sono un po' di cosette che non mi convincono, eh. Tra l'altro posso andare a prendere, ragazzi, se volete,
una granata a frammentazione che ci permetterà di fare grandi danni, che è qua dentro. Esattamente qui. Granata a frammentazione. Ah. Che è questa qua, appunto, vedete? Mi chiedo se si possa abbattere anche il tizio con la motosega in questa demo, penso di sì. Il problema è che io gli ho tirato la granata anche dei colpi, ma non è andato giù. Eventualmente, ripeto, nei commenti lasciatemi se c'è un modo. Scrivetemi se c'è un modo per prendere lo shotgun. Ripeto, la mira qua non è proprio così precisa come la ricordavo nel remake del 2 e del 3. Adesso esce lui, appunto. Possiamo anche saltare il filmato. Mi hai rotto anche il cazzo, però. Mi hai rotto molto il cazzo. Io spero che le cose che sto notando nel gioco finito non ci siano. Cioè, che siano sistemate, tra cui anche... Lo so che sono pignolo, delle texture abbastanza imbarazzanti. In grafica PS2, praticamente. Questo non voglio dire che io voglio cercare l'ago nel pagliaio, non è questo, cioè... Scusa. E qua appunto lo butta giù. Ma... Dovrei mirare alla testa, ovviamente. Posso batterlo ora con la X? No. Vediamo un attimo, perché posso fare... Vedete che il mirino non si chiude, ragazzi. Non... Non si chiude, ripeto, e non capisco per quale motivo. Merda. Il prossimo. Ho colpito la motosega. Mi posso abbassare per schivare i colpi, figo. Avete visto? Sì, magari se mi levo anche dal cazzo da qua. Figa sta cosa, che si può abbassare per evitare i colpi. Ti devi levare dal cazzo. Non so come faccio a essere ancora vivo. Stiamo scherzando. Cioè... Non va giù, La campana, quindi qui finisce la demo. Oh, l'ho ucciso? Pesetas 3000. L'ho ucciso. Quindi figo, e sta cosa effettivamente io non l'avevo notata, quando danno le bracciate ci si può abbassare per evitare i loro colpi. L'ho fatto a caso completamente. Si può appunto fare la deflessione premendo R1. Non ho capito però se si preme a tempismo e se si tiene premuto L1 prima del colpo del nemico, se è uguale il risultato. Questo non l'ho ben capito, mi spiego meglio. Magari parando, tenendo premuto L1... Già la prima che arriva colpo nemico ci consuma la barra della resistenza. Invece se lo facciamo su tempismo, no. Questo non lo so, insomma, andrà approfondito. Ci sono tante cose da dire a riguardo. La cosa che non mi convince, ragazzi, è la mira. Avete visto che a volte il mirino si chiude, a volte no? Cioè, non capisco da cosa sia dipeso, sinceramente. Io nel remake del 3, che ho preferito paradossalmente quello del 2, per alcuni motivi, non c'era sto discorso qua che il mirino ci metteva così tanto tempo a chiudersi. O forse mi ricordo male io? Può anche essere, con il fatto che gioco tanti giochi. Peccato che io non possa rifare direttamente sto pezzo e debba reiniziare la demo. Lasciatemi nei commenti, appunto, se c'è un modo
per sbloccare quella serratura. Rifacciamo, dai, ragazzi. Rifacciamo un'altra piccola run alla veloce, però, eh. Prova la difficoltà estrema, massacro. Seleziona rifiuta la strada per avere il gioco a difficoltà normale. La modalità massacro sarà applicata solo a questa partita. Per ulteriori tentativi dovrai aspettare che la modalità massacro venga attivata di nuovo. Questa modalità non sarà inclusa nel gioco completo. Cioè, ho sbloccato questa modalità 30 settembre perché ho 1900. ucciso il tizio con la motosega? Boh, proviamo ragazzi, non capisco che cosa sia questa modalità massacro. Proviamo. Quanto si sarà allontanato? Cioè con un colpo muoio, presumo, spero di no, però potrebbe anche essere. Io non vorrei che magari la chiave... Non ho perlustrato bene in giro, in giro qua. Boh, non lo so. Posso saltarlo questo? No. C'è nessuno? Allora, qua devo entrare. Ah no, che cazzo dico, qua non dovevo entrare. Sono curioso di questa modalità massacro, vediamo. Però non sarà inclusa nel gioco completo, quindi sti cazzi. Gioco base, gioco originale aveva facile, normale e esperto, se non ricordo male. Comunque quello che non mi convince meno del gioco è la mira. Questo tra l'altro, questo Ganalos che vediamo adesso è già infetto dalla Plagas, ragazzi, se non sbaglio, anche se non sembra, eh. Cos'è stato? Oddio, ma sono due. Cazzo, sono due, merda. Qua sono fottuto però. Beh, che dire? Massacrato, ragazzi. Massacrato, praticamente se moriamo non possiamo neanche continuare. Devo dire che me li aspettavo due nemici, eh. Tra l'altro vedete che ve la fa fare solo una volta la modalità massacro. Ora l'ho riavviato in modalità normale. Cioè, probabilmente ogni volta che uccidiamo il tizio con la motosega ci dà la possibilità di iniziare questa modalità massacro. C'è nessuno? Allora, a parte che adesso chiudo il video, voleva essere solo un'analisi così un attimino per testare alcune Niente male. cosette. Comunque ragazzi, il mirino non si chiude, cioè così deve fare però, vedete, sempre deve fare così. Allora, saltiamo. Dicevo, questi nemici qua sono già affetti un po' dalla Plagas,
Ok, ora si è chiuso. Non posso fare la parata su sto cazzo di stronzo. Sì, questo è già affetto da una specie di plagas. Vedete, ragazzi, non si chiude. Cioè, ci mette troppo. Cioè, deve fare così per... Deve chiudersi subito così. Ma non lo so, non la capisco sta cosa. E come ho già detto anche nel video precedente che ho fatto, a venino chiuso si fanno più danni. Non lo capisco, io non capisco se poi si debba ci saranno delle modifiche tramite il mercante che ci permetterà di velocizzare questo discorso qua anche durante il combattimento, boh. Comunque proviamo una cosa, voglio provare a tenere premuto L1 e vedere se deflette comunque. Là. Vabbè, quello si para. È morto. Allora. Ah, ma così però è un po' facile. Cioè, io lo facevo su tempismo, ragazzi, ma basta tenere premuto L1. Ah, no, vedete, no, il cazzo, basta tenere premuto L1. Infatti, fatemi riprovare. Eh no, qua sì. Qua me la... Provo a ritenere premuto L1. Vediamo. Si sta consumando il coltello. Si consuma anche quando defletto, quindi. Non ci avevo fatto caso. Vabbè, che ci sta, perché si scheggia comunque. Però io non so se sta cosa la cambieranno nel gioco. Basta tenere premuto L1. Qua ho tenuto premuto L1, vedete, ma non mi ha parato il colpo. Forse perché era un colpo forte. E dovevo premerlo a tempismo. Insomma, c'è tanto da dire. Ovviamente è presto per parlarne perché questa è una demo. Quindi si può analizzare quello che volete, ma non sarà comunque come il prodotto finito, ecco. Ecco, vi invito a lasciarmi nei commenti se avete trovato lo shotgun, se avete aperto quella... quella serratura là nel villaggio e così via. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Bella lì.